La sarcopenia, cioè la riduzione di massa muscolare, e la fragilità scheletrica sono due patologie indipendenti ma fortemente correlate, perché una va poi ad aggravare l'altra. Cosa fare? Come intervenire? L'abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Giovanni Iolascon, che abbiamo incontrato qui a Roma al Congresso Nazionale del GIBIS. Professore, qual è la relazione tra sarcopenia e fragilità ossea? Sono due condizioni che appunto interagiscono tra di loro, chiaramente in peggio? Esattamente, sono due condizioni che peggiorano la vita del paziente, soprattutto del paziente anziano. La sarcopenia è il depauperamento della massa e della funzione muscolare che si ha in conseguenza dell'invecchiamento. È ovvio che anche la fragilità scheletrica, cioè l'osteoporosi, è una condizione che avviene prevalentemente nel soggetto anziano. Quando si associano entrambi, noi abbiamo una sindrome che viene chiamata sarcosteoporosi o osteosarcopenia, è la stessa cosa, è un neologismo, perché anche il termine sarcopenia è stato creato recentemente, circa 20 anni fa, non era un termine noto nella storia della medicina. Però certamente le due condizioni si sovrappongono per molti aspetti patogenetici e danno luogo ad una condizione clinica molto grave, nel senso che chi ha la sarcopenia ha l'osteoporosi causa una frattura, la frattura causa un'immobilizzazione o una chirurgia e di conseguenza peggiora ulteriormente la sarcopenia. Quindi questo circolo vizioso deve necessariamente essere rotto, aperto, affinché il paziente possa avere una qualità di vita adeguata. Ecco, cosa fare, professore, in questi pazienti? Cosa fare dal punto di vista farmacologico, cioè quali sono i farmaci più adatti, ma anche dal punto di vista, lei è un fisiatra, relativamente all'attività fisica, al movimento. E cominciamo con i farmaci. Allora, con i farmaci, naturalmente, per quanto riguarda la sarcopenia, quello non è tanto un trattamento farmacologico, perché ad oggi non esistono farmaci di efficacia provata in termini di evidenza scientifica. Ma esiste naturalmente l'adeguato introito proteico che è necessario, che facilita la crescita della massa muscolare, ma più che altro direi che nell'anziano è importante evitare la perdita, e su questo la fa da padrone non solo l'aspetto nutrizionale, quindi l'aspetto di proteine e di altri microelementi che facilitano la nutrizione del muscolo, ma soprattutto l'aspetto esercizio fisico. Come lei ha detto, l'esercizio fisico è fondamentale per mantenere il muscolo adeguatamente di costituzione e di funzione appropriata. È ovvio che però esistono anche dei farmaci, uno di questi è la vitamina D. La vitamina D notoriamente ha un'azione sia scheletrica, cioè sull'osso, favorendo l'assorbimento del calcio e la deposizione nelle ossa stesse, sia a livello del muscolo, che la vitamina D è un elemento essenziale perché il muscolo non solo funzioni bene, si contranga bene, ma degeneri meno con l'invecchiamento. Quindi certamente esercizio fisico, adeguata supplementazione di vitamina D e un'adeguata nutrizione proteica sono degli elementi fondamentali per la cura di questa osteosarcopenia. Professore, ancora due parole sull'esercizio fisico, fermo restando che ovviamente deve essere adeguato al paziente, quindi personalizzato, però così, per fare un esempio, per anche capire meglio, di che tipo di esercizio stiamo parlando? C'è la camminata, non so, il nuoto, la bicicletta, ecco, quali sono gli esercizi fisici più adatti per queste persone e anche per quanto tempo vanno fatti e quante volte alla settimana? Ecco, per avere un'idea generale sulla quale poi dopo ognuno dovrà costruire su di sé il programma più adatto. Diciamo che l'esercizio fisico in questo caso, se vuole agire sulla massa muscolare, sulla massa scheletrica, deve essere un esercizio contro resistenza. Quindi non parliamo di per sé della camminata, di quello che è l'esercizio aerobico normale. Quello va bene come cardio fitness, va bene per dimagrire, ma non va bene per incrementare la massa muscolare e la massa scheletrica. In questo caso occorre esercizio contro resistenza progressiva, quindi l'esercizio di potenziamento muscolare. Solo in questo caso noi abbiamo la prova che serve
a migliorare il muscolo e allo stesso tempo aumentare la massa scheletrica, cioè aumentare la densità scheletrica dell'osso. Cioè i pesi, professore, i pesi in palestra. I pesi vanno bene anche lo squatting e altri esercizi particolari che servono a potenziare la muscolatura dell'arto inferiore.